posti 1 di 1, però non mi dice quanti posti ho. Vai su gestione garage. Sono. Clicca sopra garage. Fatto. Sulla sinistra cosa ti esce? Beh, mi esce ubicazione Torino, camion da garage 1, tutti impiegati. Sotto slot garage? Sotto slot garage ci sono... Buonasera ragazzi. Sentite. Buonasera. Che stanno, ci stiamo organizzando, adesso lancio anch'io il gioco. Sì. Perché sapete che comunque ci sono 7 garage, sono di cui 6 bloccati, uno solo è... Oh, strano. Non so. Cioè, c'è Lucchetto, quindi non so perché... Sì. Oh, strano. Allora, vedremo un'altra volta. Comunque se siamo in live, giusto? Sì, siamo in live, sto lanciando il gioco adesso. Quindi, buonasera a tutti allora. Buonasera a facciamoci tutti. Allegramente i passaggi nostri. Ok. Aleclub Sandwich gli hanno già bloccato i messaggi. Allora, abbiamo detto che siamo sul 2. Sì. Per chi vuole partecipare, ragazzi, siamo su server Europe 2. E siamo nell'officina di Milano. Ok. Se riesco ad entrare. Guida. Ok. Magari mi abbasso un po' il volume perché mi sta... Io Iron... Porca miseria. Non ti vedo, però. A me segna che il server è pieno. Ah, sì? Ah, non è che non me ne sono accorto, mi ha lanciato full offline. Ah, is full. Hai ragione, anche a me lo segnava. A me segna offline. Andiamo segna su 1 allora. Pieno. Mi andiamo segna sull'uno. Pieno. Ok. Però... Bisogna riavviare per cambiare server. Sì. Proprio riavviare, okay. Il cavolo. Esci. Andiamo. Allora. Allora, dove monti? Fatta spaccata di timpani. Il cambio di Red è più bello, lo so, Red è avanti. E ha iniziato dopo di me a giocare anni dopo di me. Anni dopo sì, di me. Sì, comunque è vero, il server Europa 2 ci sono 2298 su 2003, quindi sì, è pieno. Esatto. Invece Europa 1 ci sono ancora un migliaio di posti, quindi siamo al posto. Devo buttare giù questo. Però c'è il cavolo di... Vabbè, c'è il limite. Vabbè, oh. Andremo ai 90 al massimo, tanto con me non potete correre, quindi voi andate per i fatti vostri. A proposito, ragazzi, come ci organizziamo per fare più o meno... per lavorare tutti, diciamo, non per girare totalmente a vuoto. Adesso ci organizziamo subito. Allora, Europa. Nel senso, se noi scegliamo una città lontana, riusciamo a prendere un po' tutti i lavori che vanno, diciamo, perlomeno per la direzione. Sì, basta vedere un attimo come fare. E perché a me segna che non. Che sono ancora offline? Allora, connect to server your client. Allora, io sono dentro. Ah, mi dice che non è... sì, dà anche a me problemi. Dice, ma c'è un aggiornamento del client? Infatti sto andando a guardare. Prova a guardare. Ah, Ragazzi, qualcuno di voi è dentro? Io sono teoricamente dentro, o mi ha dato un errore, c'era la scritta di errore quella. È in basso a sinistra. In alto a destra. E in alto a destra vedi. Infatti, sì, infatti mi dice offline, non mi infatti. Fa entrare. Ecco. Era un messaggio d'errore con la scritta lì rosso, quindi no connecting c'era scritta, no. Okay. Dovete aggiornare, allora c'è un aggiornamento. Ok, è 40 mega. Ok. Quindi bisogna uscire di nuovo, giusto? Yes. E per aggiornare vai direttamente sul sito, come fai? Sì, sul sito solito.
Ah, per carità. John Deere dice: Red, d'ora in poi devi iniziare le live con un Shimmer! ETS multiplayer. Che strano che non ti dia. E Solito ti dà. ti dice che non lo puoi usare, infatti. Allora, lo. Esatto, oppure ti dice direttamente: guarda che c'è un aggiornamento, vatelo C'è uno a scaricare. 0.209.alfa. Bon, io ho finito di scaricarlo. Già fatto? Io invece devo ancora fare il login. Io avrò 2 minuti. Comunque, boh, di solito non ti faceva entrare Tanto comunque. facciamo un po' di momento, un po' di momento droga. Un po' Momento di droga. momento? Moment un po' di momento droga. Guarda. Perché? Il cosiddetto momento droga degli streamer. Forza, chattate, chattate. Non l'ho capita, perché no? Aspetta. Ah, ok. Ah, ci ho capito. Madonna. Madonna. Ok, Buonasera, allora, la sul K di sito Red. ci sono. Buonasera. Ah, dovrebbe aver finito. Mostra. Che messaggio mi è comparso qua? Boh. Porco cane, non me l'ha scaricato correttamente. Basta. Vabbè. Simo Ma Farmer, stiamo scaricando l'aggiornamento, quindi adesso partiamo. 02091, giusto? È l'ultimo? Quello che ti danno adesso? Sì. Tanto. Allora ragazzi, qui sotto nel canale di Iron vedete che sono stati messi tutti i canali YouTube dei membri dell'Iron Team e i due canali Twitch, il mio e quello di Red. E anche Red ha fatto la stessa cosa sulla sua pagina e provvederò anch'io a farlo il prima possibile. Sì, comunque devo ancora mettere invece quelli di Twitch. Ecco, Non li ho e ancora messi. O forse sì, boh, non mi ricordo più. esatto, basta andarci sopra col mouse sopra i banner e vi porta direttamente nel link dei canali. Esplode Esplode subito. subito. Che raffreddore che ho preso. Ce la facciamo qui a scaricare entro. Ma va pianino anche a me, va a 100K. Ah, io ho già installato e sto entrando. Vabbè, tira da solo, ti dico. No, c'è già LOL, Loris ciao a te. Mosca. Penso che. Adesso va a 400, adesso va. Vede che il server un po'. Tutti aggiornano Tutti adesso. aggiornano, tutti si sono accorti che rilasceranno prima o poi una versione 1 di sto client. No, mai. 09.2.1, cioè siamo arrivati al punto punto punto. Pazzesco. Della serie abbiamo aggiunto un sassolino sulla strada, Esatto, vabbè. esatto. Siete solo in tre? Sì, siamo solo in tre. Lele è presente in chat, come vedete, ma non è presente con noi stasera. Siamo Esatto, in perché tre l'abbiamo. più quelli che di voi parteciperanno. Allora. Non c'è stasera l'aereo perché l'abbiamo proprio cacciata, quindi non. Dopo che ho visto, non avevo visto Lele a Oh. proposito che fai anche Constructor Simulator. Non avevo visto, esegui. English, yes, English, ok. Proposito, una sera l'aereo dobbiamo metterci lì a vedere effettivamente se sto multi va oppure no. Allora. Client, Solo dove questo è sei? giusto, Eccolo qua. ok. ETS multiplayer, ok. Install, creata desktop, install, yeah. Finish. Mi avrà lasciato la versione giusta, vediamo un po'. La Ah, adesso accetto se proviamo. C'hai launch. scaricato l'ultimo, è giusto perché funziona. Sei entrato? Sì, sono dentro in live e in Che. multi. Ho visto che sei alla seconda puntata, Lele. Non avevo. Mi sono perso la prima, non so come mai.
sono andato a vederla prima intanto che aspettavo. Allora, facciamo l'1 allora, sì, perché il 2 è pieno, 2299. Quindi login, success, continua, ok. Mamma mia, che tristezza quei limiti. Tra la città si gira a 60 all'ora. Allora, Europa 1, bla Ok, bla bla. siamo, stavolta ci siamo online. Lodging effettuato con successo, Qui c'è continua. l'Oris GD, probabilmente è uno che arriva, viene con noi di Sì. sicuro. Eh sì. E anche Antonio, penso. F4, qui è tutto a posto, Guida. ok. Ma a me continua a dire. Ah no, aspetta. Antonio anche, immagino, guarda che bello Scania che No. c'ha il nostro Antonio. Poi di là vedo Eccolo qua. Iron Farmer, che è lì bello come il sole. Perfetto. Esatto. Cioè, esatto che sono qua, no? Che sono bello come sole, sinceramente. Manca solo Red. Arrivo, arrivo. Sono qua, sono qua. Oh, Quindi... ragazzuoli, buonasera. Oh, eccoci qua. Quindi il cambio più sgualco ce Ciao. l'ho sempre io, insomma. Il Eh? cambio più sgualco ce l'ho sempre io, Ecco, Red. Ma Simmer, e le righette dove sono? Come le Ah, righette dove sono? ci sono, ci sono. Non ci vedevano. Ma guarda come siete belli, tutti Aspetta che insieme. dormo. Aspetta che dormo. C'ho il letto azzurro. C'ho il letto azzurro. Ciao a Buonasera, tutti. buonasera E non so come si fa a ragazzi. scrivere sulla chat. Antonio ci Lo dice sai che non lo so buonasera, tra neanche io l'altro questa cosa. anche in voce, ho Ok, sentito. Ypsilon, Iron. Cosa? Ypsilon. Ypsilon. E Sì. vi invece per parlare, vero? Ok. Non ho capito, scusa, mi Ciao! sento. Ah, eccolo qua. Perfetto. Ciao a tutti. Ma chi è che c'ha le luci strobo qua che mi sta Buonasera, buonasera accecando? ragazzi, che Loris. bello, come va? Ah, ecco. Non ci vedo più praticamente. Roba. Allora, andiamo a vedere un po' qui se i lavori sono già attivi o se dobbiamo resettare. No, bisogna resettare. Ma va, Io chi c'ha almeno sì. offerte di lavoro? Io no, io ce li ho. Tu ce li hai? Aspetta che io resetto. Allora, era F7 più invio. Non ce li ho Ragazzi, neanch'io. Allora, Quando è fai che si resetta? F7 più No. invio. Ma devo tornare, cioè, dalla schermata lavori No, o da fuori? dal camion fai F7 più invio. Oh, come gli appuccini, Allora, buttate la mia India di quindi torno in Renault. guida. F7 E ti troverai sopra di me. più invio. Esatto. Mi serve io potrei. Sì, Ma devo fai. pure pagare? Sì, Vabbè. paga. Devo spendere un sacco di soldi, ma non devo. All'Olo stasera il segretario non c'è. C'è Lele Ha però in problemi di chat, quindi. connessione. Ah, stavo per Esatto, dire, c'è. Madonna, ma che è successo al mio camion? Invece c'è il tuo dentro il mio, c'è un altro camion dentro il mio. Lele, in caso facciano delle domande per Iron, se per caso, visto che a guidare è, in caso rimetticele in chat se non ci accorgiamo che ci sono. Ok, allora andiamo a vedere i lavori. Ma vi state ingroppando laggiù? Sì, siamo tutti qui. Infatti, aspetta che me ne vado perché qua. Allora, Iron, guarda tu che sei quello che un po' più indietro, che cos'hai? Come lavori da Milano? Allora. Dovremmo più o meno riuscire a trovarci un lavoro. Lavoro. No, scusate, ho sbagliato. Lavoro autonomo. Da Milano possiamo andare a Zurigo volendo. Da Milano, Zurigo ce l'ho anch'io. Lele è Red? Sto guardando, io non ce l'ho. Perché E tu sei più pareva. avanti, hai messo più lungo raggio, mi sa. Poco, ma vabbè, io c'ho.
se c'hai qualcosa appena... Strasburgo? Strasburgo è appena sopra. Vabbè, ma Bern ce l'hai? O Strasburgo, sì. Strasburgo va bene, ok. Passo per di là, quasi no, passo di là. Va bene Strasburgo, così poi arrivo anch'io là e sblocco un'altra zona. Okay, ragazzi, quindi Milano-Zurigo oppure Milano-Strasburgo passando per Zurigo. Ok, quindi accettiamo Zurigo allora. Ok, sì. Yes. Perfetto, andiamo a prendere il lavoro. Andiamo a prendere il lavoro e poi... Ci troviamo qua al garage dopo? Potremmo trovare anche per strada, no? Appena fuori dall'autostrada. Ma sai che fa un casino se ti trovano in mezzo alla strada? Cioè ti bannano. Ci troviamo qui allora? Ci troviamo qui? Ecco. Ci troviamo qui, ok, dai, andiamo a prendere il lavoro e poi ci troviamo qui. Mamma mia, non vanno niente, si camion. Sì, comunque è la prima volta che lo vedo completamente full il server 2. Il server 2, sì, infatti. Cosa, Lollo? Mi sono perso un attimo. Ti sei perso un attimo? Ah, perché mi hai detto che su... Cosa che ti ho visto? Ah no, non ho più guardato a Lollo. E lei inizi già a gufare, tu invece? Ah, ma sai che lei ci vuole bene. Sono partito con la decima perché avevo inserito già le marce alte. Perché ho il... Ma guarda che bello, andiamo dritti e arriviamo già... No, non è vero. L'ho visto male, scusate. Vedete lo schermo nero? Uno sì. Ah, uno, ma non... Ma... Non è no, un problema. La capa vede, quindi... Non è un problema tuo. Ok, accettiamo il lavoro per quanto? 8.000... Va bene. Allora, il mio semirimorchio qual è? Quello lì, ok. Cosa devi caricare? Ma ci sono anche... Una ruspa. Due ruspe. Li vedi anche tu? Tutti ingroppati là? I rimorchi? E vale ste frecce, oh, ragazzi. No, non li vedo. Li vedo a posto. Qualcuno ha messo il follow, grazie, non li sto vedendo in questo momento. Allora, dov'è che è qui? È meglio che metta... Ok, torniamo all'officina. Yes. E... Allora, aspetta. L'officina dove era? Non mi ricordo più. Ah, sarà un lungo viaggio, ragazzi. Perché? È corretto. Perché il mio camion tirare fuori. È già in fase schiattamento il tuo camion? È praticamente... Ecco, potevamo stare qui, eravamo tutti qui. Cioè... Allora aspetta, mi ha rotto. Faccio un'inversione al semaforo. Esatto, mi conviene. Siamo sì, tutti qui. Prendo anch'io il carico e... Quindi ci giriamo? Sì, tornate qui dentro che prendo il carico anch'io, andiamo. Allora, Zurigo era questo, accetta il lavoro. Dov'è che... Vabbè che tanto io devo andare... Ah no, mi hanno cambiato strada adesso. Ma io inizio ad avviarmi, perché adesso... Oh la madonna, che buco c'era poi qua.
Dove? Qui per andare a prendere il carico. Fatta più qua. Intanto c'è Alex, chiede come mai siamo su Eurotrack. Per cambiare. Perché stasera avevamo detto che facevamo... Avevamo chiesto la volta scorsa. Ok. Sì, Zorro, passa la cosa con sotto. Bravo, bravo, bravo. Da Blade. Boh. Ok. Quindi chi manca? Io sono pronto. Anche io. Io sono partito, adesso. Per andare dove? Dorigo. Ah, ma aspettiamoci, no? Sono quelli che faccio, mi parcheggio... No, aspetta là. Dimmer, vai a sinistra. Cioè, adesso, quando a sinistra. Vai a sinistra siamo a posto. Sì. Chi è che mi lampeggia qua? Zorro. Il follo io non li vedo, se qualcuno riesce a ringraziare quelli del follo mi farebbe un favore. Ecco, domani sempre Lele. Esatto. Ma vado avanti io? No, c'è già Iron avanti. Ah, ok. Ce la fai? È in cuccio? Sì, vediamo Lele. Un po', c'ho 24 tonnellate. Io ce ne ho 8. Io non ho guardato, ma credo di avere un bel pesetto. Tu c'hai la scavatrice o no? Ho due scavatrici. Boh, sarai Iron, tu stai aspettando? No, sto andando. Io aspetto? Sì, aspettaci. Rallenta un po'. Rallenta un po', mettiti da parte, da qualche parte. Ok, allora appena trovo un posto dove fermarmi, mi fermo. Oh, te muovi? In teoria chi è che manca? Cioè? Chi è che manca in teoria? Nessuno manca. Siamo in 5. In teoria. Ho visto che vi devo aspettare, cioè chi è che no, aspettare per andare, per andare siamo, tutti insieme. Erano solo i semafori. Ah, ok. Perfetto. Io mi sono accostato, aspetta che magari vado più avanti che posso, così lasciamo accostare anche gli altri. Ah, vai pure. Parti, vado? Parti. In teoria vado. Sei tu qua a destra, no? Dove? Sì, io sono qua accostato a destra. Ah no, no. Aspetta. Avanti, ci vedi passare tanto. Io ho dietro vado. Red di sicuro. E vado piano. Perché non ho Iron amico su Steam, quello è il problema, che non lo vedo pallino verde. I prossimi sono loro. I prossimi due che vedi qua avanti sono loro. Ok. Tu ce li hai pallini verdi? Sì, ho Iron. Ok. Iron, puoi partire. Ok. Quindi posso andare come una lumaca, insomma. Puoi andare come vuoi. Eccolo. Vado come vuole. Perfetto, vado come perfetto. Vuole il mio camion, perché non è... Ah beh, allora andiamo piano. Esatto. Tipo per dire, adesso sono a tavoletta, per dire. Ma sei fortunato che c'è il limite di 90 qua, quindi non hai problemi. Se hai pochi cavalli. Antonio e Iron davanti a me, poi quando siamo in autostrada metto anche, faccio vedere anche gli altri ragazzi, ma io con la visuale esterna non sono molto buono ad andare. Io ho fatto tanti le altre volte, mi hanno detto fai una guida con la visuale esterna, ho fatto tante di quelle granate in giro. Mamma mia, non so come si fa. Ma non hai che meraviglia. Perdi le proporzioni. Ti ho frenato così improvviso. Schivato per un pelo. Io ho paura di Loris averlo dietro, eh. È pericoloso. Dovrei anche dare la buona nota alla family, solo che non so bene come fare.
Quando trovi ormai l'autogrill. Esatto. Ci fermiamo all'autogrill a bere un caffettino, dai. Adesso qui c'è il occhio alle barriere. Simmer, sei un pirata della strada. No, non sono un pirata della strada, caro il mio Lele. C'era qualcuno davanti che... Ecco qui il nostro Iron. Lo accostiamo, se non mi taglia la strada, che lo vediamo. Guarda come siamo belli. Eccolo qua. Comunque il limite non è 90, eh. Come non è 90? Stavo andando a 93 io, prima di frenare. Ok, prendiamo il bigliettino. Bigliettino preso. Qua Simmer ti danno del pirata tutti qua. Sì, mi danno del pirata. E comunque c'è Lona che chiede quando cambi l'Iveco, Iron. Praticamente, allora, domani esce un video che ho già registrato. In realtà ne ho registrato un altro per farmi, perché ero a Zurigo e quindi sono dovuto tornare a Milano per non farlo stasera, perché stasera ero dal dentista, non avevo tempo di farlo. E quindi ho due video registrati, quindi prossimo video che registro, prendo un operaio, gli do l'Iveco e io cambio camion. Stai attento, eh. Vuoi informare i nostri telespettatori di cosa vuoi prendere? Non lo so, vedo che cosa c'è a disposizione. Se riesco, che non ho problemi con la mod, magari potrei prendere il Petterbit direttamente anch'io, però vediamo. Se non ho problemi potrei anche prenderlo. Ma Tokyo, che frena qua davanti? Ah, non lo so. E io sorpasso. Che bel convoglio, speriamo di incontrare un po' di gente. Speriamo, dai. Simmer, o ti metti in parte o ti tampono. Scusa, era per... Allora dai, sorpassami un pochino. Hai dovuto frenare. Ok, passiamo dall'Italia alla Svizzera. Siamo già in Svizzera. O Novi. Svizzera o... No, Novi. Hai capito? Sì, no. Cioccolato. Ah. Ma comunque sono quasi a 90, quindi a Lollo ti consiglia di prendere il Volvo come inizio. Anch'io, Iron, te lo consiglio perché è quello che puoi migliorare un po' di più con pochi soldi. E se mi danno un bel Volvo magari l'ho preso. Oh, incredibile, ho preso i 100 e non ho mai fatto i 100 all'ora questo camion. Comunque il limite è 110. Sì, mi sono anche manetta. A me. Sì, sì. Sono anch'io a 110. 107. Che triste. Cavacca, lo sto andando via come un ratto, non sono abituato a queste velocità, eh. Userai Petterbit che tiri 140-150, dopo vedrai te che granate fai. Simmer, Madonna, butta via il Volvo e prendi uno Scania. No, sono i belli Volvo. Boh, sto perdendo velocità, ragazzi, con la salita. A me piacciono tutti. Questo è Iron. Eccolo qui. È Iron che non ce la fa. Qualcuno ha messo il follow, lo ringraziamo. Ecco che lo vedete anche da dietro. Oh, non mi tagliare la strada, ho pirata. Pirlata. E invece Red se ne va come non pochi. Aspetta, dai, vi aspetto. Vi aspetto. Però io vado piano. Guarda, bellissimo mio, questo ponte. Strada, sì, è vero. L'ho fatto ieri, è veramente bello. La cappa di Red, amore. Alla cappa di Iron. Ah, adesso ero già agitato. Che c'è, mi reclama? Chi? La mia capa? Ecco. No, Antonio sta salutando la mia capa. Ah, ok. Quindi le capi si stanno salutando. Comunque la mia capa mi ha detto che nella scorsa live, chiacchieravamo troppo tra di noi e ci perdevamo diversi messaggi che venivano anche scritti e riscritti. Esatto. Sì. Ma infatti sto tenendo un po' più d'occhio adesso. Anch'io adesso, intanto che siamo sull'autostrada. Ragazzi, cosa ne pensate di agromoderni?
Ma che potrebbe fare forse meno live facendosi vedere, nel senso fai qualcosa, no? Cioè? Nel senso che spesso e volentieri fa le live col cellulare, o penso che usi il cellulare, credo. Ed è come se tu ti autoriprendessi, no? E chiacchieri con i tuoi fan. Se vuoi fare una live, magari falla attraverso un gioco che è più divertente, no? Questo è un consiglio che darei ad Agromoderni, non una critica verso di lui. Anche perché. Urcocca, Cioè. ecco, c'era un po' una curva, intanto che guardavo la chat. Anche perché uno, credo che sia uno dei ragazzi più seri che ci sono, insomma, tra. Non l'ho mai visto rompere le scatole in giro, ecco, insomma. sì, da quel lato sì. Cioè, Io devo vedi che dire che. lui sta sul suo, vai tranquillo. Sì, infatti non. Io devo dire che l'ho seguito molto Agrimoderni, avevo un po' smesso perché lui stesso aveva detto che era un po' stanco e quant'altro. Gli ho scritto un messaggio adesso quando ha iniziato questa nuova serie dove fa tutto con la sua mod e quant'altro, perché secondo me può essere una cosa molto interessante. Vuole farla il più Vero. reale possibile. Aspettate un attimo, attenzione ai lavori in corso, Occhio che non fate cane, una la multa, granata. porco cane, la multa, la multa. Comunque, aspettate, abbiamo perso per strada Fabri Drago che ci stava salutando prima. Ciao Fabri. Ok, Ha ciao. fatto forse anche qualche domanda e ce la siamo persa. Può essere. Ormai se le Casomai ripeti. ragazzi, esatto, se vedete che non vi rispondiamo perché perdiamo qualche messaggio, riscrivete di nuovo e portate pazienza anche voi. Allora, intanto io ho dietro Zorro, però non so dove sono gli altri. Io ho appena imboccato il tunnel e dietro di me ho. Non so chi ho. Io mi sto avvicinando al tunnel adesso. Adesso, ok. Oh, ma Vacca vacca. neanche un autogrill troviamo qui, fammi vedere. Nella realtà mi sarei capottato allegramente, invece qua sono passato. Allora, qua abbiamo Allollo che chiede a cosa serve la soil mod. La Soil Mod è una bella storia. Vediamo come possiamo spiegarla in maniera non troppo complicata. La Soil Mod Praticamente. simula l'umidità del terreno, quindi tra virgolette come se dovessimo irrigare i campi. Poi simula l'erba che cresce, l'erba infestante con i relativi erbicidi. Ho venuto un rospo in gola, non riesco più a parlare. Cra, 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 cra. Esatto. E poi che cosa fa? Quindi umidità del terreno. Ah sì, poi quando si concima bisogna per forza, mi sembra che sia, con l'etame bisogna arare per forza in modo che il terreno assorba l'etame, se no non concimi in sostanza. Con il concime liquido mi sembra che si possa anche erpicare, si può sia arare che erpicare. Ovviamente il letame ha un potere concimante più forte rispetto al concime liquido. Poi altre cose, al momento. Ah sì, il pH del terreno, quindi attraverso la calce, quando il pH è troppo basso, bisogna riportarlo a livelli normali. E per ora mi sembra che non ci sia altro. Dopo non so se sono uscite novità, perché sinceramente la Soil Mod me la sono un po' persa ultimamente. Poi mi sembra di aver capito anche i cicli di semina e compagnia, perché lì appunto Agromoderni ha fatto vedere questo file, un file in Excel, un file in PDF dove viene segnato le colture, è una cosa abbastanza. Sono curioso di vedere Vabbè, come. sì, diciamo che c'è un file dove si differenzia coltura per coltura perché ci sono tre tipi di erbicidi e tre tipi di concime chimico, quindi oltre che a dargli oltre che a concimare con l'etame o concime liquido prima della semina, si può Certo. dare anche il concime cioè chimico dopo la semina. Ovviamente ogni coltura ha il suo tipo di concime chimico adatto per fare in modo che faccia morire l'erba ma che non danneggi la pianta, e idem per l'erbicida. 116, 117, 118, Cosa? 119 km orari.
Ma va, ma se il limite è 110? E sto andando a 119, adesso sto... Porca miseria. Boh, ho riperso sprint, pazienza. Comunque dicono che hai mangiato la mosca, quella che avevo io sul Peterbilt oggi. Oh, oh, oh. Ho fatto una derapata col camion, ragazzi. Sì, curva ai 110. Sto veramente facendo curve a... Perché di là? Siamo già arrivati? Siamo... sì, sì, ormai sì. A me da 54 minuti ancora, quindi voi siete un po' più avanti. Eh no, ma io la strada... Cioè, mi segna che devo andare di là io. Cioè, tirare dritto. Qui c'è qualcuno, vediamo se è qualcuno che aspetta noi. Sì, 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 è... Bartolomeo, mi sa... Che aspetta noi. Ma non so chi sia. Italiano, mamma ste frecce. Ora qua mi dice di andare a destra, perfetto. Ma siete in Europa 2? No, siamo in Europa 1. Perché l'Europa 2 è pieno. E anche lei l'aveva già commentato. Anche. Ah, ok, perfetto. È il segretario. È che ogni tanto guardo l'altro video e... l'altro monitor e... Ok, c'è qualcuno davanti a me, non so chi c'è. E te dove sei? Bartolomeo c'è. Ah, non so chi sia. Oh. Iron, ti chiedono perché non registri più con FMarco 95. Perché aveva bisogno durante l'estate, che era carente di operai, e poi non mi ha più chiamato, quindi... Io non sono uno che supplica nessuno, se ha piacere che gioco con lui sa dove trovarmi, se no, come avete potuto ben vedere, la mia strada l'ho trovata, un team l'ho tirato su, che loro danno una mano a me, io do una mano a loro, per quanto possibile. E va bene così, quindi se... Comunque non c'è stato nessun litigio, se è questo che volete sapere. Se domani mi mandasse un messaggio e mi dice stasera vieni a giocare da me, non c'è mica nessun problema, ci andrei tranquillamente. Fabri, no, non sono chilometri reali, avevamo fatto il conto l'altra volta, mi sembra. Sei tu che lo sai, Red. No, non sei mi ricordo tu. Più. L'avevi fatto tu. No, Fabri? Forse avevo fatto il tempo, no, avevo il fatto il tempo. Tempo, io. Esatto. Chilometri non mi ricordo più com'era il rapporto con la realtà. Comunque no, non sono reali, perché sennò non ci stavamo così poco ad arrivare. Esatto, ci saresti 5 ore veramente ad arrivare. Sì, da Milano a Zurigo soprattutto. Alex, guardare la chat è un po' un casino mentre guidi, quello che non riusciamo bene a seguirvi. Infatti ci vorrebbe uno tipo segretario adibito a leggere i messaggi, ma dovrebbe leggere i messaggi, non chiacchierare con noi come faceva nella scorsa volta. Poi chiedono anche, non vai più nella serie di Gian? Lì è stata una questione che da quando si è fidanzato ha cambiato orari, lui poteva giocare al pomeriggio, io potevo giocare la sera, e quindi... Scusa, non riuscivamo più a trovarci con gli orari. Ma che coda di camion che c'è qua, mannaggia. Sì, c'è chi è dietro di me, Loris? Ma esiste solo per PC questo gioco? Non ne ho la più pallida idea, perché io di console non me ne intendo. Non lo so neanche io, sinceramente. A parte che al limite c'è per l'Xbox e per la PlayStation 4, ma non per la Nintendo, Ottima battuta. Andiamo? Ok. Qua, chi che deve scaricare qua? Io devo scaricare, sto andando al deposito. Anch'io a Zurigo devo scaricare. Io no, quindi mi ampcheggio da qualche parte, tipo qua al garage. Ecco, leggi un po' di mail intanto. Di. Comunque non ho capito come mai avevo 20 camion davanti praticamente, e poi all'improvviso sono spariti tutti. Ma non andati via, proprio spariti. Non è che sei uscito dall'online? No, vedo ancora i puntini che girano. Ah, allora boh. Allora,
Ma se anche non pubblica un video molto tempo. Ok. Cosa ne pensate di Catalan Crop e di Darling Simulator 2017? Minchia, intanto stavo andando indietro, ci ho detto qualcuno. Darling non lo conosco, che simulatore è? O magari lo conosco, Può ma del andare? nome No. Non so se intenda farming Ah, farming, magari voleva scrivere o... magari farming. aveva il T9 o Ma qualcosa. ne esistono talmente tanti simulatori No, no, che... comunque intendeva farming. Ah, ok. Vabbè, farming, ci giochiamo, è il nostro, come dire, simulatore agricolo preferito, quindi credo che il nostro giudizio sia positivo. Su Catalan Crops Non ci promette sa. molto bene, chissà, però promette molto bene, quindi speriamo che poi sia effettivamente come sta promettendo, comunque... Se mantiene, diciamo, questo sprint, sicuramente lo acquisterò perché sono curioso di vedere Vabbè. come sarà. Dai, semaforo. Allora, fammi vedere se ci sono altre domande. Fabri, no, non ci sono persone per strada. A piedi. E neanche in macchina perché siamo in multiplayer e non ci sono le macchine per strada, ma solo nella modalità offline. Le puoi trovare. Ecco, adesso mi sa che ho preso la multa. No. Ne ho preso una anch'io prima lì al lavoro in corso. Allora, c'è Steffo77 che chiede ad Iron di parlarci della fiera Class. È vero, sì. Ah, è Eh sì, eh. stato una giornatina non male, comunque ho fatto anche un video, ho già caricato il video che probabilmente, non so, lo farò uscire giovedì, adesso vediamo. Allora, c'è un camion che a me è venuto addosso, che non Ok. è dei nostri. Ah, comunque è stata... sì, era una dimostrazione, ragazzi, quindi non aspettatevi cose particolari, nel senso che a volte magari usavano un alpego e non lo facevano andare a fondo quanto bisognerebbe farlo andare, ma semplicemente andavano giù 20 centimetri, sì e no, per fare una vera e propria dimostrazione basta. Però insomma, a parte quello, non è male assolutamente. Oh, eccoci qua. Allora io devo scaricare dove è Simmer adesso. Sì. Ok, Sì. Ma teoricamente ti passo attraverso, io mi sposto subito. Vedo di raggiungere Red, che andiamo vado vuoto a Strasburgo perché non ho nessun lavoro. no? Io vi sto aspettando qua al garage. Eccolo qua. Al garage sei? Aspetta che adesso esco. Sto garage lo ho, no? Aspetta che lo Antonio e compriamo. Aeron sono qui. C'è anche un certo Franz, questo è un cecoslovacchio che gli passo dentro, Attraverso. gli passo attraverso. Oh, ho due amici online, uno è Red e l'altro chi è? Ah, se non sei tu. Io in teoria no, perché... Però scusa, se non abbiamo l'amicizia, non vedi il nome? No, No. non vedi il pallino verde. Se hai l'amicizia su Steam, vedi il pallino verde. Ah, ok. Qua Lona Iron chiede se hai mai bevuto il latte di mucca appena munto. No, questa mi manca. Io tantissime volte invece. Anch'io. Ok. Anch'io. Livello 8 ho preso, ottimo. Ottimo. Ho un punto abilità, ragazzi, dove volete che metto il punto abilità? Quante ne Nel hai su un lungo giro... raggio?
Allora, lungo raggio ne ho uno, quindi io ne metterei qua, dai. Che ne ho due sulle merci pericolose, dopo ne ho uno dappertutto, tranne che su consegne puntuali. Se metto un Diciamo. lungo raggio, magari sblocco più tratte, diciamo. Qua ci siamo tutti o manca Iron? No, manca Iron. Aspettiamo a vedere se arriva. Intanto è Ho messo. arrivato anche Davis. Ciao Davis. Ciao Davis. Ok, Iron allora. saluta Luca 3031 che ti ha salutato. Grazie mille Luca, ciao. Ok, allora sto uscendo. Ciao a tutti, ma si sa qualcosa di Farming 17? Si sa che uscirà grosso modo ad ottobre e poi per il resto si sta Camion in quel. arrivo dietro, meglio uscire. E mi sposto un po'. Devo andare a sinistra comunque, Sì, qui è eh. rosso, Ok. quindi. Voi siete nei pressi officina? Garage. Beh, sì, un po' più avanti. Ciao Luke, ciao. Ah, devi Ok. dire. Ormai. Ma Iron, cosa. per. No, Ah, vai, vai, scusa. dicevo, per non perdervi, posso impostare il navigatore su. No, basta che mi vedi il puntino verde, sono io. Il Tu vai puntino verde dritto. sei tu? Ok. Vai Quando dritto posso. tu. Posso andare dritto, o giro a destra o giro a sinistra qua. Ah, e non so dove sei. Luke Longa, ciao. Buonanotte a te. Sono appena uscito praticamente dallo scarico. Iron, cosa pensi del Same? Se no imposta per Strasburgo il navigatore. Farò così. Ma a me il Same sinceramente non dispiace, ecco, non è. Ad estetica non dispiace, poi se effettivamente vi siano, diciamo, dei trattori migliori, questo non lo discuto, però ad estetica non è male, dai. Allora, aspettate che mi posso sul navigatore, perché sennò. Poi c'è Luca 3031 chiede come potrebbe entrare in TS con noi, ma TS è il nostro privato. Grazie a guidare la capa? No, no. Il discorso che non mi fa impostare il navigatore per Strasburgo. Allora, devi andare su, insegniamo all'Iron, vai su Vabbè, mappa. se no, basta che ci raggiunga qua, eh. E beh, ma Ah, almeno glielo insegniamo. forse sì. Tu vai Forse su me l'ha mappa preso, eh. No, e. ma ci sono. Ah, ok, e clicchi sulla città e sei a posto. Sì, ci sono. Non è vero che non ti lascio giocare. E tu non vuoi più giocare a ITS? La capa di LED non mi lascia giocare. Anzi, finché sono fermo, quasi quasi. La capa deve guidare, spargete l'hashtag. Vado a salutare quasi quasi finché sono fermo. Ma ci Ah, sbattono fuori, eh. qua Ci vedo siamo fermi. Simmer. Ok, eccolo qui. Vabbè, o arrivo a Strasburgo e poi esco un attimo Vai, e. Io Red. non posso mancare. Se voglio. Saluto. Esatto, se voglio stare tranquillo che mia moglie non si arrabbia. Esattamente, dai, insomma, almeno la buonanotte ci sta. Lele dice la K di Red sei un pericolo pubblico. Lele, chi vince tra Bayern Monaco e Atletico Madrid? Ah, boh. Ma penso il Madrid perché essendo più atletico. Allora è arrivato con le sue battute. Allora, qua abbiamo trattori veri. Ma anche quando c'è il limite 50 non ti fa correre più di tanto, vero? No, No, ti se fa sei in arrivare a città no. 60 e basta. Esatto. Mi è comparso un messaggio di un amministratore. Ah, che Sì, visita il suo forum e compagnia cantante. Ah, boh, allora. Lo sapete che sono usciti.
in commercio per i trattori veri, per chi non li ha, i faretti a LED al posto, scusate se leggo così, ma è perché guardo un po' la strada dall'altro al posto di quelli. Scusa, ma ho acceso qua i fari, no? Ciao Alex. Che adesso poi rileggo. Allora, diceva, sapete che sono usciti ste cavolo, i faretti a LED al posto di quelli normali per i trattori veri. No, non lo sapevo. Ma sì, ma però... No, ma ci sono... C'è qualche modello che li monta già quelli a LED. Esatto, infatti lui dice per quelli che non ce l'hanno. Ah, ok. Vabbè, non lo sapevo, adesso lo sappiamo. Brian Atletico 2-1, ok. Madò. Loris! È pericoloso, Loris. Meglio che corra avanti, allora. Ti sei cagato sotto, No, sono io dietro di te. Allora lo dice, devo iniziare con le battute già adesso. Oh, ho preso una muta. Vabbè, qui chiedono chi ha visto la live di Red oggi. Io! Ah, un pezzettino l'ho vista anch'io. Un pezzettino anch'io, perché sono arrivato alle 5:30. Ho preso la muta anch'io, ottimo. E anch'io. Perfetto. Ci sono anche lavori in corso, attenzione. Sarà un anno che sono usciti per tutti i trattori, ok. Insomma, qua sono tutti che c'erano da me. Esatto. Beh, adesso fa lo sborone Iron, perché adesso c'ha il camion senza carico. Ma senza corre? Carico e va in viaggio. Ah, sborone! Ma sai che io non ti vedo, ma dov'è che sei? È dietro di te solo. Non ti vedo. Ma siete amici su Steam voi? Sì. Allora dovresti vedere addirittura un pallino verde. Aspetta, forse perché sono distante ancora. Ah, aspetta, no, adesso in lontananza vedo un camion, ok, allora sei tu. Questa non l'ho capita. Un'altra muta, frena lei, frena che c'è. Ah, vabbè, tanto. Soldi ne abbiamo. Voi sì, io no. Eccolo qua. Io ho fatto una finta vomitata per guardarti da scuola. Cioè, Lona ha fatto una finta vomitata per guardarmi da scuola in live oggi. Non ci posso credere. Okay. Bravo, no, bravo Red. Sono queste le cose che insegni con i tuoi video. È meglio che fai le live più tardi, Red. No, guarda. Io oggi ho detto anche alla capo, ho detto, faccio la live, la inizio alle 4:30, così se c'è qualcuno che deve fare i compiti o deve studiare... 4:30 è già un'ora più tarda, insomma, hanno già avuto un po' di tempo. Se vogliono guardare, la guardano tranquilli. Ah, sì, io penso anche a chi mi segue, vedi? Che belli che siamo qui. E poi perché oggi non sapevo cosa fare. Io invece purtroppo sapevo cosa fare. Io ho lavorato stamattina, però. Quello è vero. Patenti ritirate a vita. Allora, tutte le persone che sono in live, voi di che merce siete appassionati? Intendo di di marche. Intendo di trattori. Tutti voi che siete in live, uno per uno, dica che marca è appassionato. Ok, quindi è una domanda per quelli che sono in chat. Guarda qua, no, come siamo belli, ma penso. Come si fa qui a fare uno screenshot? Eh? F12 che fai lo screenshot con Steam. Aspetta. Arco cane, intanto che cercavo F12 mi sono allontanato. Ecco, così la voglio fare. Tracchete. Ma Strasburgo è abbastanza lontano da Zurigo. Eccolo qui. Sì. Hai fatto Steam? Sì, ho fatto. Ok. Sta dritto, vai dritto, non parlare di qua e di là, tieni. Ma io sto guardando anche la chat, è per quello che mi... Anch'io guardo la chat. In più ho paura che Iron, invece di accelerare, frena.
Ah, guarda, che non ho ancora frenato fino adesso, i 90 li ho sempre tenuti, quindi... ma ho paura, vai piano. Beh, non vado piano. Ok, vado ok, 90, okay. Vieni Red, cambio. Vieni Red. Un orco cane, vieni Red, vieni. Vieni che ti faccio dallo specchietto, vieni Red. Dai, accelera! Accelera! Red! E ciao, vi parlo ormai. Sparo flash. E anche che sta prendendo corsa. Occhio Simmer che limi le porte. Sì, hai ragione, arrivo. Limi le porte. Madò. Ma quanto dista poi qui? Ah, 47 km siamo. 45 mi manca. Ok, 45 sì. Oh, a me dice 57. 41. Tombola! Che Strasburgo hai messo tu? Cosa dice un trattore ad un altro trattore? Oh, che triste che è questa. Dai! Cosa dice? No, io non dico niente. Simmer passa Iron, Simmer saluta Red. Passo Iron, vediamo se ce la faccio. Io qua devo girare, non so voi. Ogni tanto sul cambio che mi sbanda. Esci a destra. Girate. Ecco. Ciao Iron. Porco cane, guarda Iron. Dentro il porco cane. L'hai visto? Sei un delinquente. Mamma mia. Grandioso l'uscita a destra di Iron. Memorabile. Sei un delinquente, sei. Dove vado? Entra in città a sinistra. Destra. Stavolta non c'è il prato. Voi state avanti. Pirata. Tutti che scrivono pirata, guarda. O pirlata anche. Aspetta, va che faccio un contromano un attimo. Mi metto da qualche parte che cerco il lavoro. Tirano del pirata, del delinquente. Ecco, pirata. Strasburgo non l'avevo ancora sbloccato, anzi mi metto qui nel garage. No, non l'ho vista. Dove? L'ho perso. Ok. Ah, okay. Luna dice, ti ha fatto scuola Red? Sì. Oh, ecco qua. Allora ragazzi, esco un secondo che almeno ringrazio anche i follow intanto che ci sistemiamo. Nightboard, ok. Allora, dashboard, vediamo se li becco. Ok, adesso qua fammi vedere, dovrei parcheggiare qua, io sì. Madò! Cosa c'è? Mi tamponano. Ti hanno tamponato. Ok, ho ritirato danno sulla schermata che almeno se capita un follow lo vediamo, però cacchio, ho buttato la... Adesso ho buttato giù quella della chat. Chat, eccola qua. Ma in multi non si dorme mai in multi? il gasolio e la sonno sono più lente. Il molto affetto. Più lente. No. Allora, qui dicono chissà come sarà Farming Simulator 2017. Sì, chissà. Ah, ragazzi, avete visto i miei qui sul mio camion che c'ho la sacca, il computer portatile sempre con me. Dopo vi faccio vedere la ballerina e il cane muove la testa. Su e giù. C'è anche la ballerina lì. Esco un attimo, ragazzi, vado a salutare, poi rientro. Ok. Va bene. Allora, offerte di lavoro intanto. No, siamo a Strasburgo. Quindi ho solo Rotterdam o Salisburgo. Vediamo tra poco. Ok. Chissà. La sonno, non ho capito. Simon Farmer 92, una figata, spero. La sonno, Lady Iron Farmer. Ah, a sonno sarà.
Simmer, esci da dove? Ma cos'è che hai sul camion tu? Girati. Vado, portati. Andate a Rotterdam. Vieni a vedere. Io spero anch'io che sia. Simmer, non i trattori non parlano. Perché era la battuta di prima. Ah, ok, ok. Andate allora, a Rotterdam, lavori? Ci dicono. Hai lavori qua? Ci dicono di andare a Rotterdam. Io ho effettivamente Rotterdam. No, noi capiamo. Sapete dove va a fare la spesa Iron? Io no. O qua, che lavori prendiamo? Io ho Rotterdam o Salisburgo. Normal dit elektrikli kolay bir de çalıştırmıyor. Arabayı çalıştırmayınca puanı çalmıyor. Aspetta. Raga bizimki sono quei due lì da qui. Ma questi qui che parlano il lambara da mese, come si fa a mutarli? Da fuori prima di entrare. Çay molasından sonra falan işte amına. Adesso vi conto io qualcosa. Allora, qui siamo l'Iron Team. Volete fare un po' di silenzio, per favore? Che siamo in live. Non è che potete... parlando, Ah, non sto parlando? Come no? Hai premuto V? Ho premuto V? Sì. Ah, no, ma no, aspetta, aspetta. Forse devo entrare nel camion. Aspetta. Allora, da qua forse. Qui mi esce adesso. Allora, sto dicendo che qui siamo l'Iron Team. Quindi bisogna... Non è che possiamo tutti quelli che parlano lingue strane possono parlare. Ci siamo capiti? Niente, non mi sentono. Allora. Dove cavolo devi andare tu? Rotterdam? Ah, se no. Accettate la mia richiesta, amico Zorro Neve. Dove dovremmo accettarla la tua richiesta, amico? Ah, su Steam, immagino. Su Steam. Ho fatto un tutorial a Simmer. Lele, di che cosa stiamo parlando? Il soggetto. Il soggetto. Andate a Londra. Andate a Londra, così vi divertite al contrario. È una battuta, Simmer saluta Red. Beh sì, potremmo andare a Londra comunque. Simmer, uno con la ruspa prendi. Ok, Simmer, non ti badano. Non ti bada, ok. Europa 1, rientriamo. Allora dove andiamo? Qual è il colmo di un albero? Con un video si cerca magari. Può aver la testa di legno, non lo so. Ah, per abbassare la chat vocale. Ma dove l'hai fatto il tutto? Ma scusa, ma perché a me non mi... Ma perché non mi arriva le notifiche del tuo canale? Si vede che sono disattivate. Ma come? Dove siete, ragazzi? Cosa state facendo? Io sono al garage. Sono al garage, quindi stavamo guardando che lavori c'erano. In realtà io qui ne ho solo due. Ma non vi vedo o vi siete spostati proprio dalla zona di scarico? Io sono dove ho scaricato. Oh, non vi vedo. Ti dice online? Ah sì, ok, adesso ti ho visto. Ok. Ditemi che viaggi avete, perché io ne ho solo due, Rotterdam e Salzburgo. Ho capito, però... Adesso ti dico che cosa ho io. Come però? Cosa vuol dire però? Rotterdam e Salzburgo. Aspetta, guardo anch'io. Ho solo quei due lì. Allora, offerta di lavoro. Ah, però c'ho dei dipendenti, se volete. Aspetta, vediamo un po' qua. No, no, sempre quella, Rotterdam e Salisburgo. Allora, per adesso non mi dà nessuna offerta di lavoro, quindi devo fare F7 invio, giusto? Uh-huh. Da dentro la guida. Stai zitto, sì. Comunque ho solo il 3% di danni, e quindi non è che ho fatto grossi danni prima. Pirla. Allora, tab tasto destro mouse. Rotterdam o Salisburgo? Andate all'ombra. Simmer, sei bresciano? Sì, sono bresciano.
per l'esattezza, Camuno, non solo bresciano. Ma io ne ho un sacco. Ho Duisburg, Danimarca, sarà. Partendo da dove? Da dove siamo qua? Strasburgo. Strasburgo, c'ho questo Duisburg in praticamente quasi nei Paesi Bassi, praticamente. Se no ho Poin, che è un pelo prima. Rotterdam ce l'ho anch'io. E il Red però ma ragazzi, il Londra Londra mi sa che l'ho solo io per Londra. Andare fino a Londra vuoti no, eh. Vediamo Innsbruck, Santa Polonia, Fontana. Di che lumezzane sei, Iona? Di quale lume? Perché non si può dire lumezzane. Lumezzane, Santa Polonia, Fontana. Sì, Mark, che viaggi avevi tu, per piacere? Vediamo se siete Luca 3031, grazie del follow. Se siete antipatici. Allora, io ho un bellissimo Rotterdam e un bellissimo Salisburgo. Se vogliamo andare nei allora paesi... Allora io mi prendo Linz, che è appena dopo Salisburgo. Ah, quindi andiamo verso l'Austria, ok. Ma dov'è? Dov'è Salisburgo, scusate? Santa Polonia. Austria. In Austria. Ok, però io giù di là non ho praticamente niente. E in su cos'ha invece? Hai per Repubblica Ceca o... Ah no, ho Innsbruck, Austria. Ok, ottimo. Allora siamo là più o meno. Ora prendo Innsbruck allora. Nicolas Brazzale, grazie del follow. Aspetta, per andare a prendere il lavoro devo fare anche un pezzettino. Comunque, ok, mi vado a prendere... questo carico qua, allora, carbone a Strasburgo. Nicola Bellini, sei ancora stato sull'Adegarda? Certo che sono stato sull'Adegarda, ovvio, sia dalla parte bresciana che anche purtroppo alcune volte dalla parte di quelli che sono in TS con me, ma comunque niente, purtroppo stai a casa tua, eh? Va bene, la capa di Red sta facendo un abito. Sì, sì. Mm. Qua comunque sta un convoglio, penso. Dove sta un convoglio? Mamma mia, che sta arrivando. Sì, guarda che roba. Nicolas, non può la capa. L'abito non aspetta. Vogliamo un po' di freno a mano, andiamo a prendere il carico qui. Io c'ho una cisterna gialla. A Luca 3031 chiede come può fare per giocare con noi sulla partita in live. Ah, parliamo di ETS? Penso di sì. Presumo. Se riesce ad entrare a un certo punto, se ha la mappa, diciamo, nelle tratte nostre dove siamo noi sbloccati, si trasferisce e viene. Penso che non ci siano problemi, no? Se hai garage, cioè dipende da. No, ho sbagliato. Che schifo di dire morchia che mi ha dato. Vabbè, comunque. Comunque c'ho mezz'ora di strada solo per andare a prendere il carico. Mezz'ora di strada? Ma... Sì, mezz'ora di gioco, che ci metterò in realtà 5 minuti, però sì, mezz'ora di strada. Luca, noi praticamente siamo sul server Europa 1. Se non hai scaricato la aggiornamento modalità del multiplayer cliente. Ma non so se lo ha. Ah, io ho solo la going est. Non importa, anzi non devi avere DLC. Il DLC sono un'aggiunta, puoi giocare con il gioco base in multiplayer.
La cosa importante è che appunto tu abbia il gioco base originale. Ma qua è successo qualcosa di strano, perché adesso mi dice che ho 2 ore e 5. A posto sei. Per andare a prendere il carico? Così mi dice, ma che... 124 km per andare a prendere il carico. Allora, Lollo dice, la maestra dice a Pierino, Pierino, dimmi un animale che ringhia. E Pierino, la ringhiera. Simmer, ci sei stato ancora a Polpenazze? Sì, ci sono ancora stato a Polpenazze. La provincia la conosco abbastanza. Ah, Orcofane, Quindi da dov'è che partiamo? io non vi ho aspettato. Io sono. Mi vedi sul GPS? No, non mi vedrai perché stavo uscendo, adesso ero distratto. Aspettami, Allora, perché aspetta. penso che la strada sia la stessa. Presumo. Sì, Piacerebbe credo. capire C'è dove l'incrocio cavolo tu, sto no? Sì, andando. esatto, se tu vieni avanti, Sì, vieni. ti vedo. Ok. Adesso mi metto. Simmer, se è stato sul monte di Lumezzane, se sul monte di Lumezzane, non saprei dirti, Scusa, in Magno, sto sentendo. montagna no. Se ti interessa, mese prossimo c'è la fiera dei buoi, immagino, ti mando la foto del volantino. Iron, non sei mai stato a Porto Garibaldi a Ferrara? Ci Sì, ci sono andato. sei stato? Mirko Sti03, grazie del follow. Ho sentito di Comunque, questa fiera. Ah, ok, sì, scusa. Ah. Allora dice qual è il plurale di Hindu? In tre. Questa è carina. Aveva anche già risposto. Io sono qui che ho appena preso l'autostrada, sto viaggiando alla velocità di 30 km orari in attesa di voi altri. Anzi, Io sto mettiamo arrivando. il cruise. Non so dove sia Iron. Ah, non lo so neanche io dove sono. Sto seguendo il navigatore. Mi dice che devo fare ancora un'ora di strada. Allora, Simon Farmer va a Nanna, quindi Buonanotte, Simon Farm. buonanotte. Ah, la fiera del vino, non dei buoi. Ah, avevo capito, non avevo capito. Quei correttori lì che... John Deere, Stefano va a dormire, credo. Ciao a tutti e buona serata. Grazie, Simmer. Lo sai dove va Iron a fare la spesa? All'Iron Spin. Buona Vedo per te, Red, credo, buona. dietro di me. Accelero. Sì. Boh, non so dove sia Iron io. Cosa fece Cristoforo Colombo appena mise piede in America? Allora, qui c'è un distributore qui sulla destra. Devo fare il gasolio io, tra l'altro. No. Cosa è? Simmer, prendi K16 750. Sì, appena posso sicuramente lo prendo. Poi c'ho l'altro piede, altrimenti sarebbe caduto in mare. Ovviamente è vero, donna Naft Simmer. Power va Naft Power va Nanna. Ciao, buonanotte. Buonanotte. Ciao ragazzi, ci vediamo la prossima che fra poco vado al lavoro. Al lavoro, a Grink. Alla Ah, beh, notte. auguri. Si vede che fa la Auguri. Alla notte. prossima. Alla prossima e buon lavoro. Ah, ho perso forse un messaggio prima. Boh. Ah, come si chiama la suora che porta le pizze? Ma non l'avevamo già sentita questa? Sì, quando è che l'avevamo sentita quella della pizza? Suor. L'altra volta. Mi sembra anche a me. Però non me la ricordo com'è, come si Aspetta, chiama? era. La suor. Sarà la sua Margherita, non so. No, la No, è. suor. Mi ricordo più Porca neanch'io. miseria, l'avevo detta io l'altra volta. O la capa, forse l'avevi detto. Suordinazione! Suordinazione! Suordinazione, Ah! esatto. Ecco, hanno già Suordinazione. risposto.
la capa, mi sembra a me. Esatto. Cosa ha quattro gambe ma nessun corpo? Non lo so. Ma io sto andando a piano, c'è un motivo il perché stiamo andando così a piano? Non lo so, non so dove sia Iron. Ma in 2 minuti sono al prendere il carico. Ma dove, in che città? Teoricamente dovrebbe avermi riportato a... Non lo so, adesso te lo dico quando mi fermo. Ok. Tavola, la sedia. Li avete preso una strada sterrata qua. Aspetta, com'era la domanda? Andiamo là. No, era... Chi ha quattro gambe ma nessun corpo? Tavolo. La sedia. La sedia. La sedia. Ok. Li avete voi sul gioco di ETS i fari allo Xenon? Io no, non mi sembra. Neanche io. Comunque sì, sono a Strasburgo. Come si chiama il santo colle infradito? Vabbè. Se sono sotto Strasburgo, Il santo colle infradito. Non so che città sia questa. Sandalo. Vabbè, ragazzi, qui acceleriamo su un po', andiamo, dai. Ci vediamo. Dov'è che hai preso il carico e vai dove, scusa? Sono vicino a Strasburgo e vado a... in Austria, lì, non mi ricordo come. A Innsbruck vai, a Innsbruck. Cavacca, che buio che è qua. Qua comunque sono finito in una cava. Vabbè, giustamente, trasporto carbone. Ah, è... la cava, auguri, dopo venire fuori da là sotto, con tuo camion. Porca vacca. Comunque ricordarsi per la prossima volta serve un segretario con, quando facciamo ETS, perché sì, sì, è un macello, non riusciamo a starvi dietro a tutti, ragazzi. Ma infatti io ve lo dicevo che non, che mi sembrava strano, che non sapevo come fare. Perché se c'era Alex Farmer magari poteva star dietro. Vabbè, se c'era Alex, sì, ma senza Alex o Guidi o lei. Tra l'altro manca anche Lele. Vabbè, ecco, alla fine è sempre una prova. Cioè. Ah sì, per carità. Ah, miseria, ma dove devo andare? Negli inferi a prendere sto carro. Zorro, guarda che ti spacco quei fanali. Qua devo girare. Qua, incidentone. No, mamma mia. Grandioso. Sì, mer. Bravissimo. Se mi entro dietro. Ok. Comunque Zorro stava scherzando. Non riesco a andare su, non riesco a andare su. No, Zimmer! Niente, fermi, ragazzi. Vai! Si è spento il camion, ragazzi. Come si è spento il camion? Dai! Buoni. E questo? E questo che è tuonata. Chi è cazzo è questo qui? Che tuonata. Ma sei cretino? Vi siete battuti? No, uno gli è andato addosso, Simmer, con romano. Che bot! Ai imbecille! Cretino! Chi è questo qui? Ma italiano? Marina! Non lo so. Sì, sì. Segnalalo, caso mai. Marina! Pirlù, spostati! Ma chi è questo? Giacomo Videos. E come si fa a segnalare? Non so. Madonna, ma che macelli state facendo là sotto? Che macelli. Mi spinge apposta il Giacomo Vides. Come si segnala, ragazzi? Qualcuno in chat che ci dice come si segnala il tizio? Scendi e picchialo, dicono. Sarebbe l'idea migliore, il problema. Dimerci, sei ancora vivo? Sono ancora di danno. Il 2%, ma vabbè, niente, ho capito che faccio retro e... Peccato che dicono, non riesco a venire... Dicono tab, tasto destro, mouse.
Allora, tab, tasto de... Ah, ok. E chi... Tasto destro, e ma... E scrivi il numero, penso. Aspetta, il numero che c'è a fianco al nome. Cos'è che avevo... Giacovedes, ok. Come... Report. Blocking, running, griffing, insulting, chatting, alt... Ah, lo segnalo per tutto il pirla qua. Subito, guarda qua. Tracket, send... Vediamo se lo bannano. Lona, lui sì che è un pirata, mica Red. Vabbè, non faccio mica questi danni qua io. Non mi parte neanche più. Ma non mi aprono le sbarre qua, come faccio a uscire? Non riesco più neanche io. Sono incastrato da qualche parte qui, tra l'altro. Sto pirla. Niente, devo richiamare il meccanico per forza. Ma prova ad andare indietro o avanti, no? Vuoi che ti mando la Loris a darti una spinta? No, no, è che adesso mi si è proprio bloccato. Ok, vediamo se... Ah, perché sono ancora dentro al report, forse. Ok. Forse era per quello, vediamo se riesco. Esatto, era perché forse era perché ero dentro il report. No, sono incastrato da qualche parte, vediamo dove. Ah, sono proprio messo bene. Allollo, qual è il colmo per un elettricista? Bere acqua corrente e birra alla spina. Ah, oh, ce la fate? E io ho dovuto ritornare dal meccanico. Io sto cercando di uscire. Sto cercando di uscire dalla cava, non ci riesco. 2400 euro di danni mi ha fatto. Però. Sì, Stefano, ci può staccare il rimorchio? Massimo, potevamo staccare il rimorchio e correvamo dietro a Giacomino, là di prima. Giacomino. Qual è il colmo, allora, per un dentista? Vivere a Trapani. Vivere a Trapani. Oh, ma ce la facciamo o devo parcheggiarmi per la notte io qua? Parcheggiati per la notte. Io sono a Stuttgart, quindi perché ho dovuto rimpostare. Vai, vai, che ci vediamo. Dove stai andando tu? A Linz, no? Sì, vuoi che ci troviamo direttamente là? Sì, per forza a sto punto. Oh, io vado. Ciao e grazie. Oh, finalmente vedo l'uscita. Ah, sì, è vero, hai ragione. Madò, cioè è buio. È passato uno a fianco che era una freccia. Raga, non vi vendo più. Lele, ci pensi tu? Lele, ci pensi tu? Meno male che è solo 14 tonnellate, se no porca miseria. Io vediamo, sto portando cosa? 20 tonnellate di imballaggi usati. Ottimo. Io non so cosa sto portando. Autovelox. Perché non mi ha preso? Vabbè, meglio. Io sto portando... nitrocellulosa. Ah, meno male che non è glicerina. Infatti se avete fatto una tuonata, penso. Stefo dice: mi sembra che ci siano diversi pirla nel gioco.
Nei incontri, devo dire che io che da un po' di anni che ce l'ho, sono molto diminuiti, nel senso che una volta erano molto di più, non si poteva giocare in multiplayer perché entravi e sapevi che ti rovinavi la serata. Ma secondo me dipende, cioè adesso è così perché puoi segnalare la gente e la gente, sul primo avvertimento magari ti mandano fuori tipo per 2 giorni, il Certo. secondo tipo ti mandano fuori una settimana, dopo può essere anche un mese o 2 mesi, allora magari tanti stanno all'occhio a quello che fanno, Sì, ma prima. o stanno all'occhio o sono fuori, insomma. Esatto, prima qui questo era una giungla allucinante qui, veramente una giungla. Vabbè, ma cioè, non ne vedi tantissimi che fanno il No, tiro, no, cioè. no, 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 assolutamente. Ah, comunque sono partito, quindi. Ok, beh, io intanto sto andando in giù. Fila solo 6 ore e mezza per arrivare, però. Ah, io ne ho 7 ore e 8 minuti. E io 4 ore. Vabbè, quindi io e te, Red, più o meno. Sì, più o meno ci mettiamo allo stesso tempo. Pensa a Simmer se aveva il carico di Red. Che carico hai, Red, tu? Nitro. Ah! Nitroglice! Nitrocellulosa. BAM! Un Un caffè dice un cappuccino. Hai capito? Mi sa che non mi sono espresso bene. Simmer, occhi ai limiti. Sì, l'ho visto, ma Luca, era per guarda recuperare che un po'. la capa ti ha già risposto sopra. Comunque tutti e tre di noi abbiamo il volante. Di noi che siamo in live. Comunque il caffè è stato gentile a dirglielo, è stato insomma un caffè corretto. Ti chiedono a che ora chiuderemo? Probabilmente 11:30, non Alla esci solita, tipo. Sì, sì. come solito. Poi dipende, se non abbiamo fretta che riusciamo a tirarla a mezzanotte, possiamo fare anche la mezzanotte, poi. E Ah, io anche no. allora 11:30. Perché se ne ho domani mattina non mi tiro più su. Domani non vado a scuola per colpa di Red e la sua live. Ti hanno beccato? Cosa c'entro io? Cosa ha fatto? Sempre colpa tua, Red. No. Luca chiede che volante abbiamo. Io ho già un Tracer Drifter, un volante SOTS proprio. Io ho un GT Turbo Racing. Ma dolci in fondo. Io ho il G27. Eccolo là, Ecco, sborone. Quello sborone. sborone. Ciao Mario, buonanotte. Buonanotte. Che in questo gioco devo dire dà il meglio di sé. Nel senso Eh beh. che ha proprio la precisione è veramente impressionante. Nel senso che giri in questo momento, voi vedete in live il volante girare e sono esattamente i minimi movimenti che sto facendo io. È proprio precisissimo su questo gioco. Ma puoi anche giocare con la frizione su Eurotrack? Sì, uso la frizione, il cambio e il cambio manuale. Vabbè, figo, eh. Sì. Ma è possibile usare la radio nel camion? Sì, nel senso che puoi inserire delle playlist e ascoltare la radio. Beh, ci Ah, sono. c'erano anche le stazioni, eh? Le Esatto, stazioni, sì. c'è una cartella dove tu metti i tuoi MP3 e ti ascolti i tuoi MP3. Se no, ci sono delle web radio che puoi appunto ascoltare in streaming. Neanche una in italiano, però ci sono. C'era RTL, mi sembra, un po' di tempo fa. Almeno Ah, l'altro giorno ho guardato, no, non l'ho non c'è trovato. più. Poi c'è anche a Lollo che ha scritto un poema che. Se lo leggo tutto mi schianto da qualche parte, sicuro. Lui, amore, perché tutte le donne dicono che noi uomini siamo stupidi? Lei, Ah,
Aspetta, allora, non saprei tesoro. Tin tin tin. Lui, amore, potresti prendermi le pentole dal microonde? Le pentole dal microonde? Non ho capito. Stefano, ma la pentola mica va al microonde. Urco, canna, qui dovrei anche un po' uscire. Quindi se lui gli diceva sì, che gliele prende, vuol dire che è stupido, perché la pentola non va in microonde. Oh, non l'ho capito. Buonanotte, Kevin Swiss. Notte. Buonanotte. Beh, dai, i miei 90 all'ora li tengo, quindi va ancora bene. Dai. Ragazzi, stufa scappa di casa. I genitori muoiono di freddo. Ecco, io sono anche... Sono anche a secco qui, dovrei fare un po' anche di gasolio. Vediamo dove c'è un... Se incontriamo un distributore qui da qualche parte. Ah sì, comunque Lollo dice le pentole che non vanno... Cioè, se metti le pentole nel microonde esplode. Ah, ok. Infatti quello che dicevo prima, le pentole non vanno nel microonde. Nicola, io le live le faccio quando non so cosa fare. Ecco, quindi, quindi ieri e oggi non hai fatto niente, perché hai fatto 2 giorni di live. Sei ancora in live. Ma è alla fine... Lavori... Che turno stai facendo? La mattina? Quella la mattina, finisco a 1:30, quindi... C'è un problema. Che problema? Ho sbagliato, sono in contromano. Bravo, complimentoni. Ottimo. E adesso che faccio? Prega. Che non ti butta, non ti batti, anzi, ti sbattino fuori. Ma come mai sei in contro... Come hai fatto a prendere la cosa contro mano? Beh, lavori in corso e ho preso in contro. Io o mi giro proprio, prendo fare contro mano, prendo il senso giusto e faccio un'altra strada. ...9714, Marco chiede che lavoro fai in Red? Sono una sorta di magazziniere o mulettista, anche più che altro, di una cantina vinicola. No, gli autovelox non ti bannano, ovviamente, per gli autovelox. L'autovelox è una funzione del gioco, ti dà la multa. Allollo, nuova bomba del calcio brasiliano, Ordigno. Ordigno. Mamma mia. Io chi è che ha dietro? Zorro e basta? No, o è Loris? Forse ho Zorro e Loris. Ok, guarda, c'è il distributore. Facciamo gasolio. Almeno per chi non conosce il gioco vede anche quello. Ancora 3 ore di viaggio. Io invece sono ormai arrivato. Ma va? Sì, mancano 40 minuti. Sono alla Shell qui a fare gasolio. Alla Shell? È più o meno. Oh, Lele, a quanti milioni sei arrivato tu? Vediamo se mi risponde. Allora, no, su ETS2 manca una cosa fondamentale, le prostitute. sì. Ma... Lona, guarda che su The Mod c'è... puoi metterti la compagna a fianco sul camion, eh? Ah, adesso vi devo far vedere, giusto, vi devo far vedere il cagnetto che muove la testa. Ma sai che cosa dovrebbero fare? Ma cos'è che hai messo dentro? Ah, perché c'è il pack... Ecco, c'hai pack scandinavo tu? Sì. Ah, o quello degli accessori? Io c'ho, credo, entrambi. Ah, ok. Sai cosa dovrebbero fare su ETS? Mm. Che tu ti compri anche i rimorchi
e vai nelle aziende a caricare. Guardate, guardate come si muovono. Parcheggi il rimorchio e te lo caricano. Che carino il cagnolino e la tipa che balla. Quindi devi avere anche il rimorchio giusto per caricare. Si imbra anche la ballerina. Hai la ballerina. Sì. Allora ho scritto un'altra battuta, ma no, aspetta, sono in curva qua. Fa che l'incrocio. Paura. Sei la più bella ragazza che io abbia mai avuto. Grazie, hai avuto tante ragazze, prima di me. No, prima di te solo uomini. Brutta. Fantastico, direi. Direi che è meglio stare single piuttosto. Dici? Sei così drastico? Ecco! Penso di sì. Che dalla Germania entro in Austria in questo momento. Io non so dove sono. Tra l'altro devo andare a consegnare, mi sembra, a Salisburgo, che secondo me è una delle cittadine austriache più belle in assoluto. Ma da qualche parte ti dice quando, diciamo, cambi stato? Sì, hai le bandiere. Ah, dalle bandiere lo vedi. Sì, sì, incroci le bandiere, tipo sì. Cosa frontiera. È la frontiera. Ma chi è là? Iron? Ah no. Beh. No, il camion è uguale, ma non sei tu. Pensavo fossi tu là in fondo. Ah, ok, sono anch'io a 58. 58 milioni 119 mila. Sì, io sono 697 mila perché... è appena iniziato. Esatto. Che comunque hai già tanti soldi perché io ne ho solo 245. Ma perché c'è questo bug incredibile del, cioè che non hanno ancora, non si sono ancora decisi a sistemare tra il passaggio tra il multiplayer e il single player quando hai gli operai. Non so come mai se ne sono mai accorti. Mi devo muovere ad assumere un operaio così faccio un po' di soldi perché sennò. Allora, ma non costano tanto gli operai, No, però voglio dire, mi devo comprare un altro camion così do l'Iveco all'operaio. Conoscete i pack di Yas Cat? Ci sono rimorchi e carichi di farming. No, io personalmente non lo conoscevo. Neanche io ho mai visto. Però se qualcuno adesso appena parcheggio mi segno il nome perché poi vado a vedere. Anzi, se vuoi mettere il link non dovrebbero essere bannati. Cos'hai letto di bello adesso? Perché c'era Lona che chiedeva se c'era, cioè se avevamo abbandonato la capa in autogrill. E la capa ha risposto: no, sono a fianco di Red. E Lona: ah, sei una moto. Ma da queste battute lunghissime. È una ragazza alla mod, insomma. Dimmi la tua battuta però. Aspetta. Mattia, se riesci. Allora, il ragazzo alla fidanzata: ti chiamerò Eva perché sei la mia prima ragazza. E la ragazza: io ti chiamerò Macchia perché sei il mio 101. Mamma mia, che tristezza. Invece ci chiedono una cosa più inerente a farming: dove posso scaricare la mod della trincia della New Holland? Parliamo del DLC? Perché a fine c'è solo il DLC. Io non ho mai visto altre trince della New Holland in giro. E oggi ho visto un link pirata. Credo Farming Simulator Mod e Info, il gruppo di Mike Loanna, come si chiama. Mi sembra di averlo visto lì il link oggi. Ok. Però che funzioni, che sia veramente quello o cosa, non lo so, perché non ho guardato.
No, no, si può parlare di farming, anzi. Oh, livello 9. Vediamo. No. Sì. Vi Quindi. ricordiamo che la live funziona da vlog, quindi puoi Carichi parlare di qualsiasi fra. cosa. Ah, quella No, di metto uno in guida economica. Lona era la battuta, quella che non si parla di ETS su Fabio, Sì, che si parla di l'avevo capito. ETS. Ah, ok. C'è solo il DLC, anche qui dicono così, ma non l'hanno fatta in mod senza pagarla? Che sappiamo noi, no. E se l'hanno fatta è stata fatta tipo a Umma Umma e non penso che abbiano i permessi per fare una cosa del Dove genere. Beh, stai? certo che no. Red, dove stai andando? A? Io sono arrivato adesso a Linz che devo scaricare qua. Ok, invece Iron dove stai andando? A Innsbruck, A ok. Innsbruck c'ho ancora 2 ore Io per vado ad arrivarci. aspettare Iron a Innsbruck. E devo anche fare gasolio, a dire il vero, quindi Io l'ho appena appena. fatto. Allora, Appena posso. Simmer, che sito dicevi per le mod? Io? Che sito ho detto per le mod? Ho Non lo so. detto qualche sì? No, io ho detto che sul gruppo di Mike Farming Simulator Mod Info Ah, dovrebbe ok. esserci. Mi sembra di averlo visto lì il link, mi sembra. Però considerate che io sono membro di 7.000 gruppi, quindi è poco attendibile la cosa. Ah sì, dicevo il link, dicevo che se, di mettere magari il link del pack che dicevi prima per ETS, che non conoscevamo. Praticamente è un pack mod Sì, gratuito in teoria. esatto. Beh, ma a pagamento ci sono. Ah sì, i DLC ci sono a pagamento, vero? Comunque, visto che su Steam ci sono le mod per ETS. Sì, qualcosa Sì. si trovi anche su Steam nel workshop. Sempre a pagamento? No, 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 sono quelle gratis. gratuite. È buono. Mai provo a dare un'occhiata anche là, che magari quelle che trovi su Steam sono più affidabili, penso. Penso di sì. Allora, dottore, non riesco a vedere le persone. E il dottore? E quando? Il paziente? Quando sono al telefono? Aiuto. Beh, ma adesso ci sono le videochiamate. Non l'ho capita. Non riesce a vedere le persone perché è al telefono. Ah, ecco. Ok. Alollo È dice, questo. ragazzi, beati voi che giocate a TS, nel senso, Alollo. Ah, per me è un lavoro. Ah, guidi camion, Alollo. Spero che tu non stia lavorando adesso, allora, raga. Io oggi avevo invece King Farmer. E che stava guardando la live, che anche lui fa l'autista. No, Eh sì, e stava guidando? no, non Ah, penso. ok. Spero di no, insomma. Porca vacca, che galleria, oh, non finisce più sta galleria. Dove state andando voi? Lele, sbanna il Autostrada. link disabilitato cliccandoci sopra, che ce lo sbanda, se non è una parolaccia, ovviamente. Ma sei il link. Allora dice che è fermo a Berlino. Sei a Berlino. Ok, ho appena pagato un casello. Che camion guidi, Alollo? Iveco. No, Iron, Simmer chiedeva che camion guida sul serio Alollo. Alollo. Sì, appunto, un Iveco, visto che mi prendete tanto in giro, magari Ah, guido un ok. Iveco. Ah, ok. Magari c'è un bel Iveco Tracker. I Dov'è che Veco siete voi? A 540. Innsbruck I Veco poi? 540. Sì, stiamo andando a Innsbruck. I Veco Ma 5. veramente?
Così ha risposto. Ah, vedete. È giusto, giusto. Bellissimo Liveco, è un bellissimo mezzo. Non ne abbiamo. Cosa stai trasportando adesso? Carbone, come sto trasportando io, magari. Sono arrivato lungo. Ma quando cerchi un distributore non c'è mai. Pezzi per automobili. Ottimo, quindi abbiamo anche un camionista reale. Ma stai trasportando. Stai trasportando per Denso Manufacturing, visto che trasporti pezzi per automobili. Niente, Nicola non gli lasciano mettere il nome del sito. Infatti. Nicola, casomai mettilo tipo a pezzi. Esatto, non mettere www, metti solo la. Il coso all'interno. Se no la. Vabbè che. La K suggerisce di mettere al posto del punto, di mettere lo spazio. Spero di essere a casa entro domenica. Te lo auguro. Che miseria. Madonna. Quindi in questo momento sei fermo a Berlino sul tuo camion. E guarda la live. E guardi la live di ETS, cioè veramente. Questo è proprio attaccamento al lavoro. Sei peggio dei piloti reali che con me fanno simulazione di volo. Ma è come se guardi chi, esempio, Miroz dovrebbe avere un'azienda agricola, penso. Sì, sì, perché infatti ha un'azienda lì nel Bresciano. E lui fa video di farming, è la stessa cosa, ben fine. Sì, quello sì, è vero. Iron, ci sei tu? In che società devi andare a scaricare? C'è scritto Trameri fuori. Trameri. Ma sei già arrivato? Sì, sto entrando adesso. Ok, io sono a. Porca miseria, che porta stretta, spero. 24 minuti. E dove c'è l'arco? Sì, dove c'è l'arco? Auguri! Ma comunque l'ho portato. Quello dell'arco. Ma l'ho fatta col Peterbilt l'altro giorno, porca miseria, non passavo più. No, sono passato senza problemi, per fortuna. A chi di voi piacerebbe lavorare in fattoria? Se facessi il trattorista, a me sì, piacerebbe. Io ho fatto qualche estate. E tra l'altro domani Killer pubblica il video dei miei parenti. Per la preparazione dei semi delle patate. Qui dovrei forse aver sbagliato, evidentemente. Sì, anzi, ho sbagliato di sicuro. Porco cane. Bravo. Stavo guardando la chat. Adesso qui come faccio a tornare indietro? A Lollo, quando si sbaglia strada, che si fa? In versione... È quello che ho fatto io in versione brutale. Ho uscito da una scarpata. Lollo dice che deve andare in Svizzera a caricare e poi a Torino a scaricare. E poi dritti ad Alessandria a Manetta. Immagino che lui sia di Alessandria. In Svizzera dove? Dove devi andare in Svizzera? Poi abbiamo anche Luna che parte per il Belgio per l'europeo di motocross. Bello, bello. Allora, vediamo se becco Iron. Hai detto che sei al Trameri. Ah, sì, eccolo, lo vedo in lontananza, arrivo. Ho già scaricato anche. Io ho 271 km per arrivare da voi. E allora ci sei.
Vabbè, intanto io vado a fare gasolio, intanto magari aspetto un attimo Simmer se arriva. Sì, sono qui, se vuoi uscire ti aspetto qui fuori. Iron, no, se vuoi sto portando la cisterna e il carburante. Ok, va bene. Come su farming. Allora, esatto. Un distributore di zona c'è. Simmer qua fuori, ottimo. Allora, no, distributore qua di zona no, non c'è. Allora lo dice che deve andare in Svizzera in un paesino sperduto che tiri giù i cristi per entrare in azienda, tipo il nostro Trameri qui che c'ha questa entrata stupenda. Allora, se riesco, dov'è il distributore? Laggiù. Batti 003, io il prossimo anno provo ad informarmi per la CEV. Dovrei andare a Salzburg per riuscire a fare gasolio. Sei vediamo. Matto, come a Salzburg? No, andiamo qui da qualche parte. Guardate, segui me che andiamo. Ma qua sulla mappa non me lo dà il distributore, per quello che ti dico. Uno sì, guarda, ce n'è uno lì qua, a nord. Sì. Hai visto? Sì, è qua sopra, l'ho visto, perfetto. Ho messo il navigatore. Stefano dice, ma i camion ETS2 si possono portare in farming? Magari. No, però ci sono varie mod che dovrebbe essere tipo i... Non so se mi sbaglio, tipo i camion, quelli di ETS convertiti per farming, può essere? Potrebbe essere, sì, c'era qualcosa del genere. So che su qualche camion hanno portato gli interni, diciamo. Quindi vuol dire che ci sono tante mod alla fine. Sì, ma comunque basta che chiedano, quelli di farming chiedano appunto alla manna, posso concede qualsiasi cosa. Conto che piazzale accende solo il rimorchio, la motrice devi metterla sorta torta, se no non ci stai. Ottimo, tanti auguri. Comunque 40 km per fare gasolio. Sì? Sì, quindi mi costa andare a fare gasolio. Prendi un po' di esperienza. Ah no, se non fai almeno i 100. Allora, a me mancano 169 km. Noi stiamo andando a fare gasolio a nord di Innsbruck. Ok. Se ci vuoi raggiungere lì, potremmo concludere anche lì. E volendo, sì. Perché non so dove siete. Adesso quando arriviamo ti indichiamo. Ok. Ma io sto andando... Adesso sto prendendo l'uscita per Innsbruck. Ok. L'uscita, vabbè, sei a quanti chilometri hai detto? 148. Cioè l'uscita... Lo svincolo. Lo svincolo. Svincolo. Eccoci che ci siamo, davanti a noi. Eh sì. Ah, siamo alla frontiera praticamente, mi sa. Eh sì, siamo alla frontiera con la Germania. A nord, ottimo. La frontiera con la Germania. Sì, perché sai che Innsbruck... Ma allora forse no. Sono passato... Ah no, aspetta, no, no. Proprio il distributore di là, mi sa. Sì, a sinistra. Ma qua io sto passando vicino a un distributore. No, ma non è... quello, perché noi siamo qua tutti e due. Ok, c'erano due camion ma non eravate voi. Ok, allora Red, vediamo un po' tu dove stai arrivando, da dove praticamente, da Linz eri, vero? Sì. Linz, dovresti, allora un certo da Linz, da
Da dove? Ah no, sono passato per Salisburgo. Sei passato per Salisburgo, esatto. No, allora devi scendere a Innsbruck e poi e se tu poi guardi il GPS in formato piccolo, a nord c'è un Porca miseria. distributore. Ah, ok. Visto. 1300 Ecco, rotti euro di siamo lì. gasolio. Siamo lì, ti aspettiamo che concludiamo qui. Allora aspetta che devo andare a staccare il carico ormai che ci sono. Ah, perché avevi il carico a Innsbruck? Ho il carico, sì. Ah, Che ok, sì, ti aspettiamo. intanto devo passare per di là per prendere poi la strada che viene verso Io nord. prego la Madonna e tu, buonasera. Ciao. Buonasera a te. Martedì dovrebbe arrivarmi lo Scania R640. Però, oh lollo, altro che Iveco adesso, Altro eh! che Iveco! Porca miseria! Passaggio di livello, qua hai fatto i big money! Hai fatto il bimbo. Aspetta, va che mi parcheggio là dalle tue parti, Simmer, così. Sì, va bene. Così siamo tutti insieme. Mentre guardo la chat, roba mi schianto. Allora. Però i Same sono a casa tua, a casa mia ci stanno le moto, vabbè, ok. Scania R730 aveva sbagliato l'olio. Nicola Mabellini batti meglio i trattori che le moto. Non pago io, paga l'azienda. Eccoli Eh beh, Meglio bello. allora, meglio. qui, guardate qui che meraviglia. Io Iron. Più due qua, belli, vicini, vicini. E forse da mezz'oretta arrivo. Comunque abbiamo messo la stessa livrea, bianca e nera, però secondo me fa schifo questa livrea comunque. E fa un po' cacca. Ma colpa tua, sei tu che sei preso indietro. Ma l'altra era più bella, non era male l'altra Quale? Quella livrea. con le bollicine? Ma sì, piuttosto che questa. Ma che no. Per averne una brutta almeno lì hai due colori più distribuiti, qua c'ha due Però dai, strisce fanno la loro buttate porca figura, i due camion così vicini. lì. Ah sì, poi quando avremo il terzo vediamo. Allora lo dice che col suo stipendio lui compra solo una ruota dell'R730. Eh beh, porca miseria. Stefo chiede, non si vedono i camionisti? No, in questo gioco non è implementato l'omino all'interno. Ma Lo se guardi da vedi, fuori non c'è. aspetta, lo vedi solo quando l'altro accende. Prova a non accendere il camion. Ah no. Acceso. No. Ah sì, ecco, vedi che è comparso. È comparso lì a. Vediamo se riesco a zoomare. No, prova a Eccolo lì. accendere tu, Simmer. Eccolo lì. Ma da quante multe che ho preso ormai oggi? Momento non vedo niente. No, perché sono fuori. Se faccio così, però, dovresti vedermi. Notte, Davis. Sì, ti vedo. Esatto. Ti vedo poco perché è buio, però È ti un po' vedo. buio, sì, infatti. Perfetto, devo andarmi a mettere anch'io il nome davanti, come tu che hai Simmer 77. Però Iron non su tutti i camion puoi metterlo, eh? Ah sì? Eh sì, non su tutti puoi. Magari dopo che cambio potrei anche. Luca 9 3031. Io ho un PC fisso assemblato fatto da me, ma ho dei problemi per giocare a farming. Mi lagga un po' tantino, anche in single player. Ho una scheda madre Asus P5QLM, poi scheda video Zotac Nvidia 450 GT, RAM Samsung da 600. Il processore è un Intel da 3 giga, dissipatore originale, processore 500 W. E sì, è un pochino bassino effettivamente. Ma ci sono anche le macchine su Aerotrack? Cioè? Nel senso che sono al concessionario Volvo. E sai che quando sei al concessionario tu c'hai il disco davanti per terra? Che
dove è esposto il veicolo che tu vuoi comprare. C'è una, c'è una macchina. Ah, boh. Allora, aspettate un attimo che mi imposto il navigatore. Voi siete sul distributore, giusto? Sì, quello sì. Su a nord, appena proprio appena fuori Innsbruck a nord. Ok. Vabbè. Ci metti 5 minuti. Allora, dove? Qui abbiamo un Volvo da 540 cavalli, e beh, già qua costa 100.000 euro, porca miseria. Ma ne vale la pena. Ne vale, no, no, dico, ne ho, avendo un 250, 100.000 euro va più che bene. Ah, ok, sì, sì. Allora, Batti 003 dice sì, delle mod con furgoni e macchine. Pure c'è questo qua da 4,60, invece questo 5,40 mi piace anche di più. Ma comunque Iron, i 600, due Volvo sono tutti e due che arrivano fino a 750 cavalli. Ma qua ce n'è diversi Volvo qua. Ah, ma fin fine sono tutti uguali, solo che certi hanno più roba che comunque puoi metterla su tu, sui modelli base. Questo qua ha già 600 cavalli, 140.000 euro. Non male. Ho perso gli altri due. Bello questa doppia ruota. Nicola, sto arrivando a raggiungere Simmer. 148.000 euro già da 700 cavalli, già un cambio della Madonna. Allora, Red, che moto hai? Io ho un Honda Shadow Spirit. Comunque, Luca, no, non serve spendere 1.000 euro, perché io già col mio portatile riuscivo a giocare bene e anche a registrare con un portatile a 350 euro. Assolutamente. Basta avere solo una buona scheda video. Guarda, adesso, Simmer, io ti ho mandato la foto del volantino della fiera, così se ti interessa fare un giro. Sì, dove me l'hai mandato? Vabbè. Te l'ho mandato sui messaggi. L'ho mandato da qualche parte. Faccia okay. Libero. Stavo dicendo, sì, ha ragione Red, assolutamente non serve spendere 1.000 euro per giocare se tu giochi normalmente. Se adesso prendi un computer anche solo con una con un i5, una 760, una 750 che giochi tranquillamente, già bene. Vai già bene. Giochi in HD se vuoi avere la grafica al massimo, però poi ci giochi. Esatto, come dice Stefo, addirittura se tu prendi alcuni i3, ecco che forse è Red. Bene, Red, mettiti sì. Alla mia... No, mettiti di qua, Red. Infilati vicino a me. Ah, ma li avevi dietro tu i nostri ospiti. Sì, io... Infilati vicino a me, Red, da questa parte. Ok. Ormai digli di mettersi a fianco anche a loro con... Sì, con il vocale. Aspetta, c'è avvocato. Sì. Ragazzi, mettetevi a fianco, anzi dietro, mettetevi dietro in modo che, bravissimo, in modo che facciamo uno screenshot. Bravo Loris, e dov'è l'altro ragazzo? Antonio? Zorro! Antonio, mettiti dietro, esatto, e cerco di fare... Guarda che bello il cambio di Antonio, eh? Bella la skin. Sì. È bella sì, quella di Antonio. Secondo me è la skin, quella l'ultima che sblocchi, quella. Proprio bello, cavolo, bravo. Antonio, complimenti per la skin, Antonio, mettiti un po' più vicino a Loris. Loris. Ottimo. Allora, ma qui non si può zoomare più indietro di così, no? No, fa schifo, cioè, puoi schifo, usare un po' la rotellina. Ma sì, niente. Ma sono al massimo. Lui è a livello 30, lui, beh, cavolo. Antonio, vai, mettiti bene, ok. Antonio, vieni un po' più avanti ancora. Non vi si vede. Vabbè, faccio così, dai. Aspetta. No! Sei sparito. Sono crashato io. No. State lì, non muovetevi assolutamente. Ma com'è possibile poi?
Allora, sì, mi vengo pure io col mio camion. Sì, vieni, vieni. Allora, ma non ci credo. Un momento della foto si crasha, ma non è. Ma cioè, secondo te? Oddio mio, mi dice addirittura che lo vede attivo. Allora, gestione attività. È l'ideale proprio crashare nel momento clou. Esatto. Allora, termina attività. Ok. Vediamo se adesso riesco. Ah, grazie Stefano per aver risposto a Marco. Play, ok. Ci stai? Arrivo. Arrivo. Ma avrà Nicola, radi salvato. il tuo babbo l'albero di Natale. Adesso il problema è, mi avrà salvato? Comunque Antonio scrive a Lollo, ti piace il mio 730 vuoto? Dimmi che. Ah no, ci Ci sono. sei, ci sei. Ci È sono. apparso il nome, ma non è. Se Eccolo adesso siete qua. apparsi. Allora, aspetta, F. Come cacchio si toglie il tutto qui? No. Gli specchietti e compagnia cantante. F2. F2, ok. E F3 per il GX. 2, ok, perfetto, ci sono. Adesso cerco di fare un'inquadratura. Cos'era F12, né, lo screenshot? Ma poi si possono recuperare questi screenshot? Sì. Da Steam. Bello, guarda qui che foto. Una L'ho anche. fatta. Una l'ho fatta anch'io, dai. Esatto, quindi possiamo Vuoi farla. Accendiamo che accendo l'albero di Natale? Aspetta. l'albero di. Iron se n'è andato. Come Iron sono andato? Sì, io Eh sì. lo vedo. Mi sono ritrovato il single player. Esatto. Aspetta che non. Ma Perché non volevo mi si. chiedervi, come si accendono i fari sopra? Devi fare F4 e abilitare gli accessori sul tetto. Eccolo! L'albero di Natale. Grazie a chi ha fatto, ho proprio messo una schermata nuova, il follow adesso, grazie. Ora dai un altro screen. Allora ragazzi, siamo ormai alle 23:37, quindi Iron fai la conclusione, ringraziando, io intanto ringrazio Antonio e Loris che sono stati con noi. Ma assolutamente, quindi ringraziamo sia tutti coloro che hanno partecipato attivamente, diciamo, alla live e ovviamente anche tutti quelli che ci stanno seguendo da casa o dal lavoro, nel caso di qualcuno Esatto. che in questo momento si trova in un camion. E comunque, non so, fateci anche sapere, anche attraverso le nostre pagine Facebook, se come live su ETS ti può piacere tanto quanto quella di farming. Se è così, ne faremo volentieri un'altra. Magari con un camion, con un bel Volvo da 700 cavalli, non sarebbe male. E così andiamo tranquilli e sereni. E niente ragazzi, l'ora è tarda, quindi ovviamente ringrazio anche il nostro Simmer. Prego, e il nostro Red. Ah, Prego. grazie, grazie. Grazie a te. E ringraziamo anche Esatto, Lele, ringraziamo il Lele che ci sta segretario. seguendo. Il nostro segretario e tutti quanti, ragazzi, tutti quelli che ci hanno seguito. Detto questo, direi che ci possiamo vedere martedì prossimo, o su ETS o su Farming. Se avete qualcosa da aggiungere a voi, ragazzi, aggiungete pure. No, io direi anch'io, cioè, do l'invito appunto a comunicarci se la live anche su ETS va bene, se vi è piaciuta, se ne possiamo fare. Questo vi permette anche appunto per chi ce l'ha di partecipare, è un bel modo anche questo. Ah sì, è vero. Verissimo. È Ok, molto più ragazzi. semplice che con Farming che scarica mod, metti mod, tinchia mod, che è una Eh menata. sì, e si laga molto meno anche qua, perché mi sembra che come server vadano abbastanza bene comunque. Nonostante che siamo dentro anche in volte 1000-2000, si riesce a giocare tranquillamente. Esatto. Eh sì. Vabbè ragazzi, ci vediamo allora martedì prossimo. Ciao a tutti! Ciao a tutti ragazzi. Ciao, ciao notte!